La Coca-Cola è una bevanda super popolare. Non c'è niente di meglio in una calda giornata di una Coca-Cola veramente ghiacciata. Basta aprire la bottiglia. Togliti quel cappello, ma non dimenticare il gas. Aprire la bottiglia troppo in fretta potrebbe essere un problema. Ultimamente Mia ha deciso di stare molto attenta al cibo che compra. Vuole mettersi a dieta. Niente più cibo spazzatura. Mia sta comprando un succo di frutta. Deve solo infilare una cannuccia. Questo sconvolgerà il succo. Ma al succo non importa. Scuotersi un pochino è così delizioso che Mia lo beve quasi tutto d'un fiato. Dai una bella scossa al pacchetto. Può essere difficile finirlo tutto, ma Mia ce la fa. L'ultima goccia di succo nel pacchetto stropicciato. Si sente come se mancasse qualcosa. Di sicuro il gelato. Uno degli alimenti più popolari al mondo è il gelato perfetto. Non è solo delizioso, ma è anche bello. Il gelato non sembra sempre così bello come appare sulla confezione quando si vede quello vero. E tu potresti anche non volerlo più mangiare se ha un brutto aspetto. Mia non è molto convinta perché ha appena scoperto la deludente verità. Sbarazzatene! Il povero gelato dovrà vivere il resto dei suoi giorni nella spazzatura. Oh, un lecca-lecca, gnam! Tra tutte le caramelle del mondo, il lecca-lecca è sicuramente una delle più affascinanti. E il gusto è fuori dal mondo! Annie si è spaventata e l'ha fatto cadere. Più di ogni altra cosa, le caramelle odiano essere lasciate cadere. È così dolce che tutto gli si appiccica addosso. È così difficile sbarazzarsi di questa roba disgustosa. Bisogna soffiare via la lanugine, ma sembra impossibile. Annie conosce un'altra strategia. L'acqua può risolvere la situazione. Ora che è pulito, Annie può mangiarlo. L'acqua l'ha resa un po' meno bella. Non essere triste, caramella. Sei bellissima anche senza trucco. Mai storia fu più sventurata di quella di Mia e delle caramelle che lascia cadere. Anche mentre legge, Mia continua a mangiare le sue caramelle preferite. Una caramella è finita nella bocca di Mia e ora sta lottando contro i suoi denti. Da sola non aveva alcuna possibilità, ma il suo amico è appena arrivato. Sembra molto difficile masticare e si incollano tutte ai denti. Ma a Mia non importa. Le gelatine finiscono comunque nella sua pancia. E si uniscono alla festa. C'è una festa nel suo stomaco. Mischiare tutti questi cibi diversi è stata una cattiva idea. Non sono fantastiche le ciambelle? Queste due splendide ciambelle si completano a vicenda. È un peccato dividerle. Ma soffrire la fame è ancora peggio. L'agente Ivy non scherza con la fame, quindi deve separare questa coppia felice. Torneranno presto insieme. Ma per ora devono imparare a vivere da soli. I Twix sono un'altra coppia felice, il classico dilemma. Quale mangio prima? Beh, ovviamente sono identici. Ma ogni lato vuole essere il primo. Forse dovremmo vedere se c'è una differenza. Ivy li sta misurando. E se uno fosse più lungo? Che senso ha se entrambi i Twix verranno comunque mangiati?
Solo i Twix si preoccupano di chi andrà per primo? Potresti chiederti perché questi bulli danno fastidio a questo povero ragazzo? È ovvio! È quello che succede quando si finisce in mezzo a due biscotti. Questo è Martin. Mangia gli Oreo in un modo piuttosto strano. Mangia prima i biscotti e poi il ripieno. Come si mangiano gli Oreo? Hi! Hi! Non tutte le caramelle sono felici di perdere i loro graziosi involucri. Questa caramella non vuole affatto. Ma per sua fortuna, Ivy è distratta. La caramella può rimettersi i vestiti e correre. Banane e cioccolato sono una combinazione super deliziosa. Ivy sa tutto questo. Per allentare un po' la tensione, decide di aggiungere il latte. Il latte aiuterà la banana e il cioccolato a fare quello che sono venuti a fare. Sono pronti per ballare e trasformarsi in qualcosa di ancora più sorprendente. Oh, questo sì che è incredibile! Ora sono deliziosi e nutrienti. Allenarci va bene e tutto il resto, ma quando mangeremo? Mia non può più aspettare. Ma invece il Chupa Chups che ne pensa? Alla fine, tutto ciò che resta è un bastoncino. Un bicchiere di Coca-Cola è un amico che non sospetta nulla. È uno scherzo o cosa? Mancano solo delle Mentos. Adorano nuotare nella Coca-Cola e fanno sempre splash. Lascia che questa piccola caramella inizi la reazione. Ed ecco che arriva il boom. Peccata mia. Ivy sta per mangiare. Ha voglia di Nutella. È la sua preferita. Ma la Nutella è appena uscita dal frigo. Ha sonno e molto freddo. Oh, la Nutella sta per avere un giorno di spa. Con dei marshmallow, niente di meno. Questa sarà una grande vacanza. Se ci sono i marshmallow in giro, le cose saranno belle e calde. Benvenuti alle terme! Ora finalmente puoi rilassarti. È così morbido. Ivy, goditela. Sembra delizioso. Ti presento la liquirizia. Licor Ice ama i suoi lunghi capelli e Annie ama la liquirizia. Non ti sciogliere! Purtroppo per la liquirizia, l'amore di Annie ha brutte conseguenze per i suoi capelli. Solo un altro paio di morsi e la liquirizia sarà calva. Ce n'è ancora?
Wow, Annie, che carino da parte tua! Le hai lasciato un capello intero! Ti è piaciuto il video? Quale momento ti è piaciuto di più? Scrivilo nei commenti e non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti per nuovi fantastici video di Trum Trum Trick!